Ora, sono sicuro che vi state chiedendo perché mi sto mangiando una cheesecake da una telecamera. Gli amici che mi conoscono già sanno la risposta. A parte che è buonissima, cheesecake al lime, è una bontà. Più che altro lo faccio per il contenitore di vetro. Sapete quanti di questi contenitori di vetro ho? Io non lo so. E sono contenuti tutti qui dentro. Dall'ultimo conteggio che ho fatto, saranno qualcosa come una cinquantina. Raccolti in anni e anni e anni di mangiare questo genere di schifezze. Schifezze buone. Ma non solo io, amici, parenti, tutti quelli che sono venuti a casa mia a cui ho offerto, o mi è stato offerto da loro, una cheesecake in vetro come questa. E ogni volta che ne mangio uno, dico, mi sembra peccato buttare il vetro. Certo, lo posso mettere nella raccolta vetro. Esiste per quello. Però dico sempre, magari un giorno mi potranno servire. Ed effettivamente alcune volte le uso. Tipo quando smonto i mobili di IKEA, metto le viti e le trovo utile. Però non è che io monto mobili IKEA tutti i giorni. Infatti, vedete, la mia dispensa è piena da contenitori di vetro come questo. Alcuni di questi li ho utilizzati per fare queste composizioni. Sono semplicemente questi contenitori di vetro a cui ho messo della sabbia e ho messo poi delle candele dell'IKEA. Nulla di che. Però non posso riempirmi casa di queste cose. 50 candele, che cazzo devo fare? Il cimitero. Quindi ho trovato, spero, l'idea vincente che mi permetterà di disfarmi di queste cose. Intanto ne ho uno in più, quindi se queste erano 50, oggi di lì saranno 50 più uno adesso. Allora, l'idea è la seguente. Qualche settimana fa ho comprato questo kit, che è un kit per fare candele. Lo trovate in un negozio. Il kit, diciamo, contiene, ancora io non l'ho aperto, è scritto qua nella scatola, tre bicchieri, di cui a me non interessa perché saranno bicchieri per mettere appunto le candele che si fanno, visto che qua ne ho un cosotto pieno qua, 750 grammi di scaglie di cera di soia, manco sapevo che c'era cera di soia, stoppini, termometro, fragranze, eppure i coloranti. I coloranti sono due, sono verde e rosa. Spero che si possano anche mischiare insieme. E poi sono anche tre fragrante: vaniglia, lino, pera inglese e freesia. Non so che cazzo sia la freesia. So cosa sono i cavalli di freesia, ma non so che cazzo è freesia. Allora, ora quello che farò è aprire questo kit, che dice che anche per beginners, quindi come me, che non ha mai fatto una candela in vita sua. Tra l'altro penso dovrebbe essere facile, visto che le candele sono molto antiche. Diciamo, voglio aprire questo kit e farmi le candele. Ma come cazzo si apre? Ora qualcuno potrebbe dire, cosa ha a che fare questo video che ci fa vedere come si fanno le candele? Intanto non vi faccio vedere come si fanno le candele, io mi faccio le candele e metto una telecamera. Però qualcuno potrebbe dire, cosa c'entra questo genere di video col canale? Beh, di fatto non c'entra nulla perché le candele non hanno nulla a che fare con l'informatica, però diciamo l'idea sarebbe quella e poi magari di venderle su un sito tipo, cazzo ne so, Etsy. C'è qualcuno che le comprerebbe, che cazzo ne so. Visto quanto mi è costato il kit, qualcuno se deve comprare. Ok, questo lo mettiamo qua. E adesso andiamo ad aprire questo kit che sta nella mia stanza da, diciamo, almeno 2 settimane. Allora, le istruzioni fragranze, bicchieri dove mettere le candele, inutili per me, visto che io ho le mie, i miei contenitori.
Il termometro, quindi, sicuramente ci sarà una fase di cottura di queste candele. Apriamo, spacchettiamo il termometro. Però ci ho pure guadagnato un termometro da cucina. Interessante. Termometro. Questi cosi di legno, tipo stecco del gelato dell'Algida, non so che cazzo servono. Gli stoppini, ecco gli stoppini, questo è interessante, gli stoppini, i coloranti delle candele. Ci stanno un bel po' di stoppini, ce ne stanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 stoppini. Ok, e poi diciamo la colla per tenere gli stoppini dentro il bicchiere. Cos'è questo? Ah, queste sono le etichette da mettere alla candela per dire stare attenti di non bruciarvi. Vabbè, e infine qui c'è la vera materia prima, la cera. Allora, vediamo come si fa una candela. Mi serve un astuccio da una penna biro. Si scrive opzionale, ma quella ce l'ho di là. E poi un'altra cosa che non capisco, che significa un double boiler. Vabbè. Inserire lo stoppino all'interno della barriera della penna. Vabbè, questo si può fare facilmente. Mette la colla sotto lo stoppino. Fare pressione con lo stoppino all'interno del centro del contenitore. Va bene. Ancora qua, non parla di fare candele. Spostare l'astuccio della penna fuori dallo stoppino. Assicurarsi che lo stoppino sia al centro del contenitore. Se non è così, riprenderlo. Ah, ora che ho capito che vuol dire questa parola bain-marie. Bagnomaria, quindi la cera va squagliata a bagnomaria. Interessante. Una volta messa poi la cera a bagnomaria, ridurre la temperatura e man mano aggiungere, diciamo, dell'acqua dove necessario, facendo in modo che l'acqua non bolla mai. Fare sciogliere la cera a una temperatura di circa 55-60 gradi e di riscaldarla fino alla corretta temperatura per il trasferimento, che è sempre 60 gradi. Aggiungere il colorante e mescolare finché si dissolve completamente. A questo punto riempire il contenitore con la cera. Una volta riempito il contenitore, lasciare la cera che si solidifica per un paio d'ore. Se ci dovrebbe essere difetti, cioè un pochettino magari la candela si squagli, come si traduce abbia sprofondato, squagliare la cera e gli metterla. Vabbè. Una volta che la candela si sia raffreddata, tagliare lo stoppino a 5 mm dalla superficie. Vabbè. Ah, mi sono dimenticato un passaggio. Dopo di aggiungere, diciamo, i coloranti, aggiungere le fragranze. Vabbè, non dovrebbe essere molto difficile. Sembrava più difficile. Allora, la domanda principale che devo farmi è la seguente cosa. Quante candele devo fare? Ho 6 stoppini, posso fare 6 candele. Semplice. Fanno tutte e 6 candele la stessa fragranza. Ho spostato la telecamera così da poter fare vedere cosa faccio. Dunque, ho preso già una penna e ho messo lo stoppino all'interno. Ci sta perfettamente. E adesso devo praticamente prendere queste cose, che sono alla fine dei biadesivi, da mettere sotto lo stoppino in questa maniera. Staccarli. Adesso ho messo la colla qui sotto e metterla al centro di questa candela. Non mi sembra che sia la perfezione, però vabbè, ce la facciamo bastare. Ok, adesso abbiamo tutte e 6 le candele più o meno pronte per il passaggio successivo. Il passaggio successivo è semplicemente quello di andare a riscaldare la cera e poi la dobbiamo versare qui dentro. Devo capire quanta cera devo squagliare. Una cosa che posso fare è riempire un vasetto simile 7 volte. Dici perché 7 volte? Perché penso che, diciamo, le scaglie occupano più volume. Questa è, diciamo, la quantità di cera che a quanto pare mi deve servire. Ora portarla in cucina sarà un po' faticoso, visto che qua già trasborda. Ovviamente quando poi sarà sciolta a bagnomaria, diciamo, perderà molto di volume, suppongo. Ora a questo punto io mi trasferisco in cucina e vediamo come procedere. Una cosa che c'è da dire è che in cucina non utilizzerò questo microfono, utilizzerò il microfono della fotocamera. Non è il massimo, però ho già fatto video col microfono della fotocamera, non dovrebbe essere neppure pessimo. Dai, ci vediamo in cucina.
Allora, ho messo questo contenitore a bagnomaria. Ho già acceso il fuoco sperando che l'acqua non gora, lo sta per bollire. Metto un po' più piano perché è troppo forte secondo me. Aspettiamo che l'acqua inizi a bollire. E nel frattempo che qua inizi a fare la magia, continuo a guardarmi il mio anime preferito che è Hunter x Hunter. Perfetto, l'acqua qua sta iniziando a bollire. Penso che posso mettere il contenitore sopra e posso iniziare a mettere le scaglie di cera. Perfetto. E adesso aspettiamo che tutte queste scaglie inizino a sciogliersi. E già stanno iniziando a sciogliersi, quello a contatto già si stanno sciogliendo, quindi devo iniziare a mescolare. La temperatura sta alzando velocemente, mi sa che devo abbassare un pochettino il fuoco. Immaginavo la cena diventava, diciamo, non dico trasparente, ma quasi. Che buon odore che fa sta cera. Mi spiace che voi non possiate sentirla. Temperatura siamo poco più di 50 gradi. Andiamo a abbassare perché sta arrivando quasi a 60 gradi. Ok, ci siamo quasi. Devo aspettare che si sciolgano questi ultimi pezzetti di cera. Spostiamo dal fuoco perché è troppo caldo. Ok, la cera si è sciolta tutta. Adesso devo aggiungere il colorante verde. E una volta che il colorante si sia sciolto tutto, posso aggiungere la fragranza. Allora, una cosa che non vi ho detto è che ho comprato altre fragranze che A, non sapevo che ci fossero già all'interno, B, magari potevano semplicemente non piacermi. E allora, una delle altre fragranze, siccome qui c'è il colore verde, ho trovato questa fragranza che è lime, basilico e mandarino, che secondo me si adatta meglio al colore verde. Ok, il colorante sembra che si è sciolto tutto. Ora, il problema è che io non so... Ups. Il problema è che io non so quanto metterne. Metterò mezza boccetta. Penso che ci siamo. E penso che posso iniziare a metterle nei propri contenitori. Secondo me ne dovrò fare dell'altra, secondo me. Non ci basta per tutte le candele che voglio fare. Perfetto, adesso ho preparato questa situazione. Ho messo qualcosa a coprire perché penso che farò un troiaio, come dicono in Toscana. Mettiamo gli stoppini quanto più dritti possibile, perché un passaggio che mi sono dimenticato a fare è che gli stoppini andavano raddrizzati. Iniziamo con creare le candele. Qui lo faccio qualcosina, so cosa fare. Ora, una cosa che posso fare è aggiungere dell'altra cera e continuare a farla. Ci rivediamo con la nuova colata di cera. La seconda portata di cera è pronta, pulisco il termometro e versiamola. Spero che ci basti. Una cosa che fa la telecamera spenta è quella di aggiungere queste mollette, perché anche la guida le suggeriva di tenere gli stoppini con le mollette se necessario. Mamma, potevo fare di meglio. Adesso quello che devo fare è attendere un paio d'ore e vedere il risultato. Ci vediamo tra un po'. One eternity later. Sembrerebbe che le mie candele funzionino. Sono molto soddisfatto. Beh, ci sono alcune imperfezioni che potevano essere sistemate da mettendo un altro po' di cera, però avevo dimenticato di lasciarmela un pochettino di riserva. La guida lo diceva. E vabbè, allora, penso che possa andare a vendere? Non lo so, ancora c'è molto da sistemare. Però, diciamo,
questa esperienza vi è piaciuta e ho messo sul mio carrello Amazon alcuni prodotti per continuare a fare. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e fatemi sapere nei commenti la vostra esperienza, se avete mai fatto delle candele o se avete dei commenti su come migliorare la mia produzione di candele. Non so quanto queste durano, ne lascerò una accesa per vedere la sua durata e ci vediamo col prossimo video. Ciao!